Frammenti di diario segreto. Un podcast di Franco Bechis. Il candidato di Sant'Ignazio di Loyola. Pier Ferdinando Casini, classe 1955, per 8 legislature deputato e da 2 senatore della Repubblica. È il parlamentare di più lungo corso in carica dopo Giorgio Napolitano e a pari merito con Sergio Mattarella, che hanno diritto alla carica di senatore a vita. Il suo nome è spuntato alla vigilia fra i non pochi candidati possibili per il Quirinale. Un cardinale nel mazzo delle scelte, anche se, come recita il detto vaticano, chi entra in conclave cardinale raramente ne esce papa. Non sempre i favoriti ce la fanno. Con tutti quegli anni di mestiere alle spalle, Casini è ovviamente conosciuto dagli italiani e da tutti i protagonisti della vita politica e istituzionale. Anche a me è capitato di incontrarlo, intervistarlo da leader o da presidente della Camera e anche di parlargli al telefono per chiacchierate informali. Qualcosa ho conservato nel cassetto fra i miei audio frammenti e qualcosa di più utile a capirne la personalità ho messo insieme per questa breve puntata del diario, iniziando proprio da quello che offre il titolo, Sant'Ignazio di Loyola, e la sua massima, che pare essere da sempre la guida politica del candidato al Quirinale. Eccola. Sai cosa dice Sant'Ignazio di Loyola? Io sono un uomo di gran fede. Tra l'altro ti dico, scusa se dico una cosa, che sono un pessimo cristiano, ma sono un uomo di grande fede. E io ho una frase che in tutta la mia vita mi guida, parlo seriamente, è quella di Sant'Ignazio di Loyola, quando dice bisogna operare molto, come se tutto dipendesse da noi, no, bisogna operare molto, come se tutto dipendesse da noi, e pregare di più perché tutto dipende da Dio. No. È bello o no? Giusto, bello, bello. Bellissimo. Per cui un fiore in opera di bene, dice quello. Avendo a riferimento il fondatore dei Gesuiti, Pier Ferdinando Casini non nasconde la sua fede cattolica e anzi la rivendica anche in politica, come spiega in questo breve frammento dove ricorda il suo invito a Papa Giovanni Paolo II in Parlamento e il ruolo avuto nella contestata legge sulla fecondazione artificiale. Vorrei ricordare solo che da Presidente a Camera invitai il Papa in Parlamento, quella legislatura si fece la legge sulla fecondazione che me la caricai completamente io presiedendo interminabili sedute. Le idee politiche si cambiano e anche spesso. Casini era democristiano, non aderì al Partito Popolare perché troppo di sinistra e allora diede vita al suo CCD che fondò insieme a Berlusconi e a Fini il centrodestra. Casini è uno dei padri del centrodestra, poi i due soci lo espulsero a fine 2007 dalla compagnia e lui provò, obbligata, la strada della terza via con la sua Unione di Centro. A quell'epoca risale questo frammento di colloquio in cui rivendicava l'equidistanza dai due schieramenti. Ho sempre pensato a un centro alternativo alla sinistra. Per cui io non sono il centro di comodo della sinistra, sono un centro alternativo alla sinistra. Nel momento in cui il PDL si radicalizza e diventa una forza di destra, plebiscitaria e populista, sono alternativo anche al centrodestra. La storia di Pier Ferdinando Casini non finì lì, in mezzo al mare centrista, e nel 2018, anche grazie a Matteo Renzi, è tornato per l'ennesima volta in Parlamento, eletto nelle fila del Partito Democratico, sia pure definendosi indipendente. Lì però è rimasto anche quando è stata fondata Italia Viva dallo stesso Renzi, perché di scialuppe fra i marosi al centro del mare aveva già lunga esperienza. Negli anni però non ha mancato di strizzare talvolta l'occhio, se non proprio ai grillini, almeno alle loro istanze. Ecco un altro frammento del 2008 sul tema dei costi della politica, fatti esplodere dal Vaffadei di Beppe Grillo e dal libro La casta di Sergio Rizzo e Gian Antonio Stella.
era l'anno in cui Napoli, come accade ormai stabilmente a Roma, era sommersa da cumuli di rifiuti. La gente è indignata non solo e tanto per i costi della politica, ma perché la politica non produce decisioni. Quando in realtà, come la Campania, la gente è umiliata dai rifiuti davanti a casa e non può mandare fuori i figli neanche a giocare sotto casa, beh, qui nasce l'indignazione verso la politica. Per cui il primo tema è recuperare la capacità decisionale di una politica paralizzata che rinvia le scelte dolorose e impopolari. Pier Ferdi, come era chiamato dagli amici, è di grande simpatia umana ed è il tipo di persona che a Roma si definisce piacione alla mano e affabile al primo incontro. È una sua carta vincente. Quello che lo rende un po' più debole, invece, è la presunta vicinanza ai poteri forti. Anche una fotografia scattata alla vigilia della corsa presidenziale in un ristorante insieme al banchiere Giovanni Bazzoli, che è stato gran parte della storia dei poteri forti nella Prima e nella Seconda Repubblica, ha lasciato un certo strascico di veleni. Certo, le amicizie potenti a Casini non mancano, come quella con Luca Cordero di Montezemolo, ex presidente di Confindustria. E anche i legami familiari, avendo sposato Azzurra, figlia di Francesco Gaetano Caltagirone. Il legame sentimentale si è spezzato, ma insieme hanno costruito una famiglia e dato alla luce le nipotine dell'editore e imprenditore più liquido d'Italia, che oggi sta tentando l'assalto alle assicurazioni generali. Ecco come mi rispose Casini quando gli chiesi dei suoi legami con i poteri forti. Casini è un po' ritenuto uno dei politici più coccolati da quelli che si chiamavano poteri forti, un po' per ragioni familiari, perché è imparentato con un grande imprenditore, un po' per amicizie anche personali, perché non è nascosta a nessuno l'amicizia con il presidente di Confindustria. Sono coccolato non me ne sono accorto, la ringrazio. Se sono coccolato leggendo i giornali non me ne accorgo. Devo dire, a parte i legami sentimentali, di famiglia, eccetera, ma per il resto non me ne sono accorto di tutti questi. Però ultimo brevissimo frammento che propongo in questa puntata, tratta dagli audio appunti del mio diario segreto, un passaggio di Casini che risale anche questo al 2008, ma sembra di grande attualità. Parlavamo di energia e di sovranità italiana messa a rischio per la fragilità in quel settore. Ecco quel che lui allora diceva. Negli ultimi 15 anni ci siamo trascinati dei problemi, ad esempio oggi sta diventando drammatico il tema della dipendenza energetica del nostro paese dall'estero. Quando un paese per l'85% dipende dall'estero è un paese con una sovranità limitata, senza peso, esposto tra l'altro sotto il profilo dei prezzi a un influsso enorme di una globalizzazione che non è sempre un'opportunità, ma è anche un problema per molti versi. Frammenti di Diario Segreto. Un podcast di Franco Bechis.